ed è in Tokyo Fuori che non è lei, non è la stupenda Jessica Alba, è sensuale, bionda, poi ci sarà una trasformazione nel film, ma non lo diciamo, non diciamo più di tanto, e non è lei la Dame Tokyo Fuori, cioè la dama per cui uccidere, ma è lei la cattiva del film, occhi verdi come smeraldi quando comincia a uscire il suo fuoco ipnotico sugli uomini. Abbiamo l'altro protagonista che si innamora della dama. Abbiamo Mickey Rourke trasformato, ma fino a un certo punto, permettetemi la battuta. Abbiamo anche qualche comparsa nel film del grandissimo Bruce Willis e altri grandi attori. Abbiamo, ecco, un'altra storia parallela a quella di The Game to Kill For, che comunque si va a incrociare, si va a incrociare con l'altra, che vede protagonista il giocatore di poker all'estrema destra. Abbiamo la ragazza che vive dentro Sin City, la comandante, potremmo dire, delle donne di Sin City, che presidiano Sin City, la città del peccato. Una donna per cui uccidere, scritto da Frank Miller, la regia di Rodriguez. È un film comunque che anche un film che anche, appunto, grazie regia per le indicazioni, è un film che anche deriva da un fumetto, ed è un fumetto, diciamo, portato nel cinema. È stato un cult movie l'uno, il due vuole ribadire questo grande impatto sul pubblico, ed è nelle sale al cinema anche in Italia. Jessica Alba, appunto, protagonista. Abbiamo detto un po' tutto, il film è da vedere. Siamo a Romis, quindi fiera del fumetto e fiera anche del cinema, dei videogames, di animazione. Quindi praticamente questo film racchiude esattamente quello che è lo spirito del Romis. Per il momento è tutto, a dopo.